Si dimette da presidente dell'AMIU Puglia Paolo Pate e rimette il mandato al sindaco De Caro. In una nota spiega le ragioni della sua decisione, legata ad un'inchiesta che lo vede coinvolto per la sua professione di commercialista e di cui si è tenuta l'udienza preliminare. Il PM ha riconosciuto la sua estraneità ai fatti e chiesto che venisse emessa sentenza di non luogo a procedere, ma il GUP ha ritenuto di emettere decreto con cui ha disposto giudizio. L'inchiesta vede imputato Pate nel reato di false comunicazioni sociali in concorso con i fratelli Cavallari, Alcese e Marco, esclusivamente per aver prestato la sua attività professionale di commercialista intermediario abilitato alle trasmissioni all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese di due scritture private di cessione di quote di SRL avvenute tra il febbraio e l'aprile del 2018. Le indagini partirono dopo la denuncia dell'ex moglie di Alcese, Simona Zizzo Di Paolo, che sosteneva di essere stata di fatto esclusa dalle SRL Simafin e Cafin, cui erano amministratori unici rispettivamente Alceste e Marco. Secondo l'accusa, i fratelli Cavallari avrebbero formato due distinte scritture private di compravendita tra le parti di quota di SRL, operazioni comunicate al pubblico, all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese da Pate, all'epoca commercialista della Simafin e consulente della Cafin. Nel corso dell'udienza tenutasi nelle scorse ore, il consulente nominato dal Tribunale ha riconosciuto in Alcese Cavallari l'autore di quelle firme false. Ed era stato lo stesso Cavallari ad ammettere il fatto nel corso dell'udienza precedente, rilasciando dichiarazioni spontanee.